La festa continua perché è una città che è in festa per una società che si è ritrovata, per dei ragazzi che sono stati eccezionali e soprattutto per un pubblico che ha dimostrato di saper accettare il risultato al di là degli episodi sfortunati e soprattutto ha dimostrato di essere un grande pubblico che merita la massima categoria. E l'impegno nostro in questo momento sarà quello di cercare di mettere tutti i presupposti affinché non ci possa essere rimproverato nulla per raggiungere un obiettivo che è l'obiettivo che merita, ripeto, una città intera. È stato un crescendo di entusiasmo che ha coinvolto tutti. Parlavo l'altro giorno in conferenza stampa con Alberti, siamo andati oltre il fenomeno calcistico. Sì, Bari ha scritto una pagina importante a livello di marketing, l'ha fatto con la società, l'ha fatto con i suoi protagonisti, con i suoi giocatori che hanno anche ideato delle campagne di comunicazione che hanno avuto una diffusione direi internazionale. Oggi ci sono persone che vengono dall'estero che hanno seguito molto volentieri il fenomeno Bari e saranno presenti oggi a questa festa perché per percepire ancora meglio che cos'è Bari, che cos'è questa squadra e che cos'è questa piazza. Ovviamente stasera si festeggia, ma la mente è già proiettata al futuro, i tifosi sono in attesa di notizie importanti e la società sta lavorando. La società la sta lavorando, il primo obiettivo è chiaramente una volta superato i vari iter per il passaggio del titolo sportivo e l'iscrizione è dotarsi di una struttura all'altezza di una società che deve ambire a determinati risultati. Quindi la struttura societaria è fondamentale, abbiamo iniziato già con due figure importanti, continueremo con questo profilo, cercheremo però allo stesso tempo di capire anche le esigenze di chi poi usufruisce dello spettacolo, perché i tifosi non devono essere considerati l'ultimo anello, ma sono i fondamentali per una società come il Bari e quindi noi dobbiamo cercare di trovare la soddisfazione, procurare la soddisfazione ai tifosi con servizi idonei, un'accoglienza adatta e poi chiaramente anche con uno spettacolo che possa dare loro soddisfazione. In chiusura, prima ho sentito, diceva, non è l'ultima iniziativa, ci saranno forse altre novità nei prossimi giorni? Sì, dovremo presentare il marchio nuovo, dovremo annunciare tante cose, ma soprattutto dobbiamo partire anche sulla base delle esperienze positive che ci sono state, che hanno contraddistinto gli anni di questa squadra e quindi mi piacerebbe organizzare anche una partita con tra le vecchie glorie del Bari, con qualche nazionale, adesso stiamo vedendo, a scopo benefico perché dobbiamo ricordare anche questo, ma sono tanti passi che dovremo fare, adesso è solo un momento di saluto dei giocatori che sono stati protagonisti eccellenti e di ripartenza con tutti quanti. Insomma, è nato lo stile Bari? Ma Bari il suo stile l'ha dimostrato domenica con Latina e anche mercoledì, con un pubblico eccellente, eccezionale, che ha fatto una coreografia che ha ricevuto i complimenti da tutto il mondo. E avere una curva in cui spicca uno striscione di 30 metri per 20 con raffigurato un santo, penso che nessun'altra squadra lo possa fare.